Facciamo un video calcistico, perché visto che ho trovato un tifoso della Lazio, romano della Lazio, quindi facciamo un romano della Lazio, non è che mi suona tanto bene, perché io ho in mente che Roma sono tifosi della Roma. Allora, io difendo la mia parte, quindi facciamo un confronto. Io non sono fanatico, però io faccio Atalanta-Bergamo e tifoso della Lazio, fanatico. Tu sei fanatico. Ok. Allora, calcio. Allora, vabbè, il fatto già che sei, diciamo, di Roma e tieni la Lazio è già abbastanza buono, perché non capisco, per esempio, quelli che tengono alle squadre della mia regione, quindi al Milan, all'Inter, che non sono lombardi, vabbè. Secondo me, io non so, se fossi di Torino, del Real, al Toro, alla Juve. A Roma o sia romanisti o laziali. Cioè, vabbè, questo è già buono. Cioè, però ci sono anche tifosi magari anche dell'Inter. Io infatti già capisco, per quanto odio c'è dietro, rivalità, capisco più romano romanista che romano della Juve. Cioè, allora, con tutto allora. Però devi capire una cosa, che io fondamentalmente, cioè, quando ho in mente un tifoso di calcio di Roma, per me è tifoso della Roma, allora, lo vedo più romanista il tifoso, allora, della Roma. Tifare Roma, infatti, per me, per il mio parere, non parlo per me, non per la voce. Ma la squadra che è nata, prima la Roma o la Lazio? La Lazio, 27 anni prima. Ti dico, la Roma, infatti, 27 anni prima della Roma. Roma è il nome della città. Io penso sempre, Roma. Penso sia facile tifare Roma a Roma, cioè il nome della città, comunque bene o male è un marchio da vendere al soldo del turista. Però la Lazio, se te va a vedere la storia del calcio a Roma, la Lazio è la squadra, è l'elite. Ma a livello di titoli, chi ha vinto di più? Sono due squadrette, forse. Due squadrette. Nel senso, bene o male, Roma e Lazio non sono come Juve, Milan, Inter. Quanti scudetti ha vinto la Lazio? La Lazio 2 e la Roma 3. Coppa europea, la Lazio 2, la Roma 1, ma forse, se non erro, ora la Lazio 1. Ah, quella che ha vinto l'anno scorso la Roma è la prima coppa che ha vinto. La Roma sì, ne ha vinto. Cioè, la Roma ha vinto solo una coppa a livello internazionale. La Lazio 2 ha vinto. Però la Lazio mi sembra che ha vinto. La Lazio ha vinto tanto a livello di Coppa Italia, o sbaglio? Di solito sentivo sempre. Sì, ma cioè niente. La Roma ne ha vinte 9 di Coppa Italia, però l'ultima. Ah, 9 ne ha vinte? L'ultima però nel 2000. E la Lazio? 7 scudetti, ne ha di più, la 3 scudetti. E la Lazio quando è che ha vinto l'ultimo scudetto? Scusa, 2000. 14 maggio 2000, l'ultima partita con la Juve. Pensavo molto di più indietro. Chi è che giocava a quei tempi lì nella Lazio? Giocava Signori? Sì, Signori, però Signori. Io vabbè, ero piccolo, purtroppo ancora non Signori giocava all'Atalanta. Sì, Atalanta, beh, Signore ne ha giocato. Beh, Signore, signore Bergamasco. C'era la Lazio dello scudetto, c'era Peruzzi, Marchini. E la Roma quando è che l'ha vinto? 2001, l'anno dopo. Ah, quegli anni lì, gli anni del Giubileo. Oh, gli anni del Giubileo vanno fatto vincere. Sì, cioè, quindi sono più di 20 anni che lo scudetto viene vinto dalle squadre del nord, sì, diciamo. Purtroppo sì. Infatti a Roma bene o male il calcio è provinciale, ma forse da un lato è anche questo il bello, cioè c'è più una rivalità sentita, secondo me, a parer mio, non è come Milan e Inter. Cioè, sì, diciamo che vabbè, l'Atalanta praticamente vabbè è una piccola realtà, quindi vabbè, era arrivata la finale di Coppa Italia che ha perso contro la Lazio e aveva fatto delle buone partite adesso in Champions, ai tempi del Malins, quando giocava Ivair, Caniggia, Stromberg, vabbè, comunque è una piccola realtà, non si può paragonare l'Atalanta, Bergamo, con una cambia. Cioè, allora, esatto, noi possiamo essere paragonati a squadre, diciamo, ma neanche, secondo me, di provincia. Cioè, fa specie che invece una città come Roma praticamente non abbia vinto nulla. A livello, non dico italiano, che vabbè, ma soprattutto a livello internazionale, perché io ero rimasto che so che la Roma aveva perso una finale di Champion nell'84 contro cosa aveva perso? Ai rigori aveva perso. Sì, ai rigori. Aveva perso i rigori. Mi sa che quella gli fa ancora male, ai romani. Sì.
e voi siete stati ovviamente felici, avete festeggiato. Quando andai in vacanza a Liverpool l'avevo ringraziato più volte, devo dire. No, vabbè, però Liverpool ha punito anche il Milan con quella famosa partita di Istanbul, esatto. 2005, sì. E come sono messe quest'anno le squadre? Più forte la Roma? Ma guarda, secondo me, allora è presto dirlo, però secondo me la Roma sulla carta è più forte, però la Roma, diciamo, non le prendiamo adesso tanto in giro. Adesso com'è classifica adesso? Adesso, vabbè, la Lazio 7 punti, la Roma ora bisogna vedere stasera, comunque 3 giornate è presto. Noi infatti li prendiamo tanto in giro perché noi diciamo che la Roma, loro sono i campioni d'Italia d'agosto, perché loro vengono pompati dai media che vincono ogni anno e poi... Però la Roma, devo dire, secondo me, sulla carta adesso è leggermente superiore, poi però bisogna vedere tanto. Però stasera dicono che lo stadio era pieno. Sì, sicuramente. Cioè, quindi a Roma 80.000 persone, per tutti i problemi che ci sono. Ovviamente le cose importanti sono il calcio. Sì, il calcio, aspettiamo i tifosi, i ragazzi alla partita. Aspettiamo i ragazzi all'aeroporto, le solite cose. Chi è il più forte adesso che c'entra nella Lazio? Milinkovic Savic, quello serbo. E che doveva forse andare mica via, che poi non è più in terra, però già da qualche anno deve andare via, però. E più forte della Roma chi sono adesso? Dybala, non lo so, sai. Dybala, quello che... ho visto la presentazione di Dybala, veramente è stato qualcosa di imbarazzante. Vai da quella gente a dire facciamo la stessa cosa per i nostri diritti. Sì, cioè, è stato qualcosa di imbarazzante, veramente, perché dico, cioè, con lui che arriva, vabbè, diciamo che comunque la Roma ha qualcosa in più rispetto a voi, secondo me. Ma di squadra dici? No, diciamo l'inno della Roma. Ma guarda, senti di l'inno della Lazio. No, va bene, siamo come inno. Fabrizio che ne frega niente di calcio. Che dici tu? L'inno della Roma, secondo me. Io so tutto. È più famoso. Roma. Io so tutto perfettamente perché il Palazzo di Famiglia a via Colle di Renzo verteva proprio dove è andata la Lazio. Ma tu sei più della Lazio o della Roma? Allora, Lazio, mio fratello c'aveva un fratello non uno della Roma e uno della Lazio, quindi io dovrei sapere, so tutto, so pure delle cose che neanche i tifosi delle due squadre sanno. Sono divertito con due presidenti, però comunque me ne frega. No, non sei tifoso, cioè, per tifare mi dovrebbero pagare, se mi pagano. Beh, neutrale, l'auto... Vabbè, simpatizzante Lazio, però non ti interessa. No, da Lazio so di più perché mio padre cioè aveva un fratello che era della Roma e lui era della Lazio. Quindi, ma io ovviamente sapevo tutto. Guarda, comunque porta all'Olimpio, no, quando vedi l'Olimpio anulare, no, però, allora no, però ecco, allora però ti dico una cosa. Io ti dico una cosa, dal mio punto di vista, ti dico la mia cosa sul punto di vista di calcio. È proprio il calcio. Mi dispiace, mi sta sulle palle. Lo so, però ti dico la mia. Allora, uno stadio di calcio non può essere uno stadio come lo stadio Olimpico. Assolutamente, perché è una cosa oscena. Per l'atletica è ottimo. Allora, lo stadio di calcio non può avere la pista di atletica. Cioè, perché per vedere... Bella, ma non come all'Olimpico. All'Olimpico è proprio serve il binocolo per vedere il calcio. Cioè, con tutto il rispetto, lo stadio di San Siro è uno stadio da calcio. Perché tu sei lì a San Siro, non dico che sei nello stadio, ma quando io ancora mi portava mio padre, che magari andavo a vedere qualche bella partita, che c'era ancora il secondo anello. Anche se tu pensi al settore ospiti. Tu pensa che la prima volta che mi ha portato mio padre, mi portò a vedere, poi mio zio sempre con l'Atalanta, perché era un grande tifoso dell'Atalanta, super sfegatato. Però io mi ricordo che la prima partita di calcio sono andato con mio padre, mi portò a vedere, non so quanto finì, ma mi portò a vedere Inter-Roma e giocava ancora Tancredi. Mi ricordo che c'era Bordon e Tancredi e forse Pizzu gioca, no, come si chiama? Non Pippe, non Pizzpe. Bruzzo. No, Pizzu è quello che lasciate vedere. Bruzzo. Comunque giocava Tancredi. Il Bomber. Forse aveva vinto l'Inter 2-1, c'era ancora lo stadio con due anelli. E a San Siro lo vedi bene, cioè
ma come fai uno stadio, come fai uno stadio con una pista di atletica? Si parla già che sta di già... stadi per Lazio Roma, ma è come il progetto del Ponte. Ma lo, ma lo stadio deve essere di calcio, deve essere senza, e poi deve andare su molto. Cioè, per me lo stadio probabilmente che vedi meglio è la Bombonera, quella che c'è a quello che c'è. Quello so, perché è uno dei stadi che vedi bene? Cioè, lo stadio deve essere. Sono inglesi, vedi tutti bene. Oppure vabbè, che sono andato a vedere, che ho visitato, che c'è la visita dei trofei, che è, ho fatto la vista, che c'è il video sul mio canale, quello dello stadio del Real Madrid. Cazzo, vabbè mica, quello è un signor stadio, quello è un signor stadio. Ma ora però ti dico pure quelli nuovi italiani, cosa... come lo Juventus Stadium. Sì, ma cosa vedi, con la pista, no, da tutto che vai allo stadio? Vedi niente, cioè che vedi allo stadio? Cioè già non... Ma, cioè almeno diciamo che a San Siro se ti metti... Mio nipote, l'ultima volta sono andato perché ho portato anche mio nipote. A Pianzanello, al settore ospiti, non sì, vabbè, a Pianzanello non vedi niente, chiaro. No, deve andare il primo o il secondo anello. No, al Pianzanello però lo fanno forse magari quando c'è il... Allora, per vedere a San Siro... settore ospiti sempre a Pianzanello. Vabbè, non vedi niente, non vedi niente. Quindi lo stadio a Roma ci vorrebbe uno stadio per il calcio. Comunque... E quindi quest'anno dici chi dai favorito per la vittoria finale? No, noi, perché normalmente guarda. Ma come noi? Cioè, come noi? Come noi? Loro, non noi. No, la Lazio. Sono ottimista quest'anno, Ma no, scherziamo, cioè tu mi dici che la vittoria dello scudetto? Ho capito, perché a Roma c'hanno un campionato di calcio a parte. Fra Roma e Lazio. Cioè loro hanno il campionato fra Roma e Lazio a Roma. Il derby cioè, dei giorni. Allora, hanno il campionato e poi c'è il campionato vero che non vincono mai. Cioè loro hanno il campionato del tipo quest'anno io ho vinto due derby, tu ne hai vinto uno, noi. Allora, la Roma e la Lazio hanno un campionatino a parte, poi esiste il campionato vero che lo vincono le squadre della mia regione, guarda caso. Oppure quella vicino, che è peggio quella però, la Juventus. Allora, questa Inter o Milan, questa. Vedi, Inter o Milan, la Firenze è sempre lì. Non penso che San Benedettese la Juve, no? Ah, ma non mi dici che la Roma possa competere questa. E Napoli? Napoli sta andando bene, no, mi pare. Difficile, cioè... Ah, quindi dici che quest'anno... vabbè, ma l'Inter l'ha appena perso, visto? Secondo me... Speriamo che non vinca il Milan, sennò fanno la seconda. C'ho un mio amico milanista, anche il Rasta. Io c'ho quelli che mi rompono più, sono quelli del Milan. Quello che mi rompono di più sono i milanisti. Il Milan, avendolo vinto l'altro anno, quella. Cioè la Lazio, la Lazio. Dovrebbe essere favorita. Per la Lazio spero che se la vada a giocare in Europa League, perché non è una competizione. Ma la Lazio una volta competeva anche per i primi posti, adesso proprio è scesa attorno al quinto sesto posto. E la Roma terzo quarto, sì. Cioè, vabbè, però mica c'ha Mourinho, c'ha Dybala. Però va a la Roma non è messa male come... Ha vinto adesso, Adesso è prima. Ha vinto la Roma? Teoricamente è prima. Quanto è finita? Si sapeva che vinceva con la Roma, dai. Il Monza vinci col Monza, dai. Il Monza è proprio una squadretta, Cioè, povero... Secondo me però si salva. Non lo so. Non sta vincendo nessuna partita. E l'Atalanta come sta andando quest'anno? Buono? Allora, anche questo io ti dico, sono stato poco tempo fa passato fuori dallo stadio di Bergamo, anche una realtà che poi Bergamo, che le partite di Champions non le poteva giocare a Bergamo perché non era in regola, non l'hanno ingrandito però lo stadio. Cioè, hanno fatto del lavoro lo stadio di Bergamo, ma anche lo stadio di Bergamo fa pena. Cioè, una realtà ricca come Bergamo dovrebbe avere. Allora, faccio un discorso generale. Gli stadi in Italia fanno schifo. Sì, no, tutti cioè, a rifare. Cioè, se io guardo gli stadi che ci sono in Inghilterra, in Spagna, in Germania. Germania soprattutto. Cioè io.
l'Hoffenheim, vicino dove abitavo io, c'è lo stadio dell'Hoffenheim, che è a Xingsheim, cioè che è una squadretta del Menga, un paesino del Menga, l'Hoffenheim, e c'è uno stadio della Madonna. Ok, ci sono le terme anche fuori, addirittura c'è, ci sono le terme di ballo, lo stadio, cioè, ed è un paesino, cioè, realtà come Bergamo, Brescia, tutte, comunque tutte le varie, dovrebbero avere degli stadi molto, cioè, una realtà come Bergamo dovrebbe avere uno stadio come lo Juventus Stadio, e in realtà, realtà come Roma, Milano, Torino dovrebbero avere stadi a livello del Bernabéu, cioè del Santiago Bernabéu, cioè il San Siro lo puoi tenere, io non sono per buttarlo giù, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, della roba storica, però mica c'è una realtà come Inter e Juve con le Champions che hanno, con la, col blasone che hanno, cioè ci dovrebbe essere uno stadio moderno, eccezionale, che ti porterebbe turisti. Roma dovresti avere uno stadio della Madonna, no, con tutto il merchandising, ma uno per uno deve avere due stadi. Ma come cazzo si è messi, dai, cioè Roma dovrebbe avere, degli stadi, uno stadio con un centro, ma che è sto, io non l'ho visto. C'è, anche Napoli, cioè lo stadio, lo stadio di San Paolo, io l'ho visto da fuori, sembra una cosa che cade per terra, cioè, Firenze, certo. Sono stati vecchi, sono strutture che hanno 70 anni, Udine, Juventus Stadium, anche ma anche senza entrare, ma in Germania passi fuori da quello di Monaco, lo vedi tutto illuminato, cioè, solo vederli fuori, gli stadio che ci sono in Germania, cioè, è un altro pianeta, cioè, io non capisco, cioè, l'Italia vive sul calcio, 30 anni indietro sugli stadi, sugli stadi veramente è una cosa per neanche me, no? A 30 anni, ma c'è, ma io arrivo allo stadio, cioè, a parte, vuoi fare uno stadio insieme, sia la Roma che con la Lazio, magari tecnologicamente, magari quando gioca la Roma fai i colori della Roma, tecnologicamente quando gioca la Lazio, ma se lo fanno non devono fare due, cioè, mica che, cioè, arrivi lì che vedi proprio due, sai, un bello stadio, Roma non è una città dove facile costruire, come Londra o come ma cioè, già da fuori lo devi vedere illuminato, con tutti i colori, una figata, la visita per il turista, cioè, appassionato, mica ci abbiamo degli stadi che fanno pena, io te lo dico, lo stadio di Bergamo, sì, va bene, l'ha rifatto, comunque non è male, cioè, per Gorbaciov. Abbiamo avuto la notizia in diretta. Cioè, comunque. Notizia dell'ANSA, non so quando metteremo questo video, lo metteremo un altro giorno. E quindi secondo me gli stati comunque, cioè, è vero, per una realtà come, però io ripeto, secondo me a Bergamo ci vorrebbe uno stadio tipo molto più bello, cioè secondo me, cioè, la squadra che ha fatto la Champion, cavolo, ma tutta Italia, ma tutta Italia, ma vanno tutti rifatti proprio. Io sono stato anche allo stadio di Brescia, devo quello di Como, sono stati 30 stadi di calcio, sono tutti stadi, lo Juventus Stadium e lo stadio di Udine, secondo me si salva. Vabbè, quello di Udine è stato fatto ai tempi, sì, che è stato rifatto, qualche anno fa, sì, da Sarena, io sono stato sia al Friuli di Udine vecchio, sia alla Dacia Ma anche un altro stadio vecchio, roba, è il Pentecodi di Verona, cioè, ma la roba, ma sono dei ruderi, le robe, dei delitti, cioè, hai visto quello di Siena? Quello di Siena l'ho visto passando fuori, è un campo che c'ha, ma sì, ma noi abbiamo tutti stadi, abbiamo stadi vecchi, lo stadio di Pescara, lo stadio di Ascoli, cioè tutte queste squadre che comunque hanno fatto la storia, sarebbero tutti da rifare, tutti da chiudere. Va bene, speriamo che fanno un nuovo stadio, speriamo. Comunque qui a famoso stadio. Famo sto stadio almeno, no? Famo sto stadio. Se no i ragazzi, come facciamo a aspettare i ragazzi? I ragazzi.